Diciamo che dal punto di vista generale i cittadini sanno benissimo che uno dei presidi fondamentali della loro vita dal punto di vista della salute è il loro medico di base, medico di medicina generale. Sappiamo però che non solo sul nostro territorio, ma in tutta Italia, il tema della presenza dei medici di medicina generale sufficienti per tutta la popolazione sta diventando un tema importante e drammatico. E probabilmente sia collaborando fra amministrazioni locali e regioni, ma collaborando fra amministrazioni locali e regioni e Stato, noi possiamo prevedere un cambio rispetto a questa situazione. Ad esempio, pensando all'accesso al mondo universitario, al mondo delle specialità. Questo è un aspetto. Dal punto di vista formale, voi sapete tutti che il sindaco sarebbe la massima autorità sanitaria, ma come spesso scherzosamente ci diciamo fra sindaci, va bene per fare i trattamenti sanitari obbligatori che magari firmi alle 2 di notte perché c'è un cittadino che ha bisogno, ma in realtà noi sappiamo bene che è diverso, non è vero che è il sindaco la vera autorità sanitaria. Un sindaco che come me ha la fortuna di avere il dirigente dell'ETS e della SST sul proprio territorio sa che è con loro che si fanno le grandi verifiche. Un sindaco che non ha nemmeno loro sa che il riferimento normalmente insieme agli altri sindaci è la regione, che ha una capacità di pianificazione diversa da quella nostra. Credo che da questo punto di vista debba prevalere appunto l'intelligenza amministrativa. Sindaci e amministrazione regionale devono affrontare i temi del cambiamento di questo periodo. Non dimentichiamo, da ultimo, l'importanza dell'istituzione delle case di comunità, che sono un elemento di integrazione socio-sanitario, dove l'elemento sociale molto spesso sarà garantito dai comuni stessi.